Buona giornata. Oggi parliamo di congedi parentali. I recenti provvedimenti adottati dal governo, in modo particolare il decreto legge 18 del 2020, che ha introdotto una serie di disposizioni in materia di regolazione e di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, a seguito delle emergenze Covid, prevede anche al suo articolo 23 una disposizione particolarmente interessante, e cioè la possibilità di usufruire da parte dei lavoratori genitori di un congedo, di un periodo di congedo in coincidenza con questo periodo di chiusura dell'attività scolastica. Vediamo di che cosa si tratta e poi sinteticamente come fare le domande. Di cosa si tratta? Si tratta di 15 giorni. 15 giorni per genitori, non per ciascun genitore, ma per ciascuna famiglia. E quindi, dico subito, non sono cumulabili tra i due, tra papà e mamma. O l'uno o l'altra, o parte dell'uno o parte dell'altro, ma sono 15 giorni usufruibili. Le domande si riferivano e andavano fatte entro i primi di aprile, ma già l'autorità governativa ha annunciato la proroga del provvedimento, ma anticipando questa proroga, già l'INPS ha comunicato attraverso il proprio, una circolare apposita uscita proprio in questi giorni, che le domande sono comunque ammissibili e è prorogata la possibilità di utilizzare questo particolare congedo, data la chiusura, non la mancata riapertura dell'attività scolastica. Ho parlato di 15 giorni. 15 giorni bisogna distinguere lavoratori, genitori che hanno figli fino a 12 anni. Oltre i 15 giorni hanno anche diritto ad una particolare indennità, sostanzialmente pari al 50% della retribuzione, che viene calcolata esattamente come viene effettuato dall'INPS per l'indennità di maternità. Coloro che invece hanno figli tra i 12 e i 16 anni hanno diritto ai 15 giorni, ma non hanno diritto ad alcuna indennità. Coloro che invece hanno figli con gravi disabilità, purché iscritti in istituti scolastici o in istituti di assistenziali, non esiste nessun limite di età per poter richiedere questo congedo. Attenzione, due cose. Il congedi non sono moltiplicabili per il numero dei figli. Sono state fatte interpellanze, richieste anche di modifica su questo punto, ma allo stato attuale il congedo è uno solo per genitori e attenzione, per i due genitori non è cumulabile tra i due genitori, quindi o l'uno o l'altro, o metà, una parte l'uno o parte l'altro, ma sono 15 giorni in totale. Secondo elemento da ricordare molto bene è che il congedo non è usufruibile, non può essere chiesto, se uno dei due genitori percepisce o la cassa integrazione o la NASPI. Quindi se già percepisce un'indennità, un sostegno al salario in questo periodo, non può essere utilizzato questo particolare congedo. Passiamo rapidamente a come fare le domande. La domanda è molto semplice. Allora, qui distinguiamo i genitori con figli fino a 12 anni e i genitori tra i 13 e i 16 anni. Coloro che hanno figli fino a 12 anni e sono già in congedo congedo parentale, non devono fare nulla. Automaticamente l'INPS converte 15 giorni automaticamente nell'ambito del diritto del lavoratore. Coloro che invece non sono in assenza in congedo parentale, ma che avrebbero diritto perché hanno figlio fino a 12 anni, attenzione,
anche genitori che l'hanno già usufruito integralmente del congedo parentale, possono fare domanda, e in questo caso si fa la domanda all'INPS. Come? Bisogna dire con i soliti meccanismi. O direttamente sul sito dell'INPS. Però attenzione, occorre essere titolari di un PIN, del PIN dispositivo, per poter accedere e interloquire con l'istituto previdenziale. Oppure tramite un patronato, oppure eventualmente è possibile anche fare questa domanda accedendo, telefonando al call center dell'INPS. Diverso è invece la posizione per i genitori che hanno figli tra i 13 e i 16 anni, perché loro teoricamente non hanno diritto neppure ai congedi parentali normali. E quindi la domanda non va rivolta all'INPS, ma va rivolta al proprio datore di lavoro, il quale datore di lavoro è tenuto, per i provvedimenti legislativi, a riconoscere il congedo, cioè non è possibile che il datore di lavoro rifiuti la possibilità per i genitori di assentarsi in questo periodo. Seguiteci in questi nostri incontri. Nei prossimi volte affronteremo altre problematiche legate al mondo del lavoro, in modo particolare connesse a questi problemi particolarmente delicati e gravi legati all'emergenza coronavirus. Grazie e buona giornata.